Finché il vestito sono il matto. Siamo vita la chiavetta. Ah, Scusate, perché? BTTV, siamo in diretta. Batte un problema con la sigla che deve partire, ma come ho la carico tora da nuovo e quindi vamo a partire. Un attimo. Ballarina gentile, balen in carasecare, balen in carasecare, sa ballarina gentile, balen in carasecare, balen e balen in carasecare, sa ballarina gentile, balen in carasecare, balen e trattare speciale, trattare speciale, la mostra posa modello, la mostra posa modello, e che ne so fallo bello, solo me. E solo bevuto satale, solo bevuto satale, spirito naturale, merita, merita di lavantare, la ballarina gentile, balene carasecare, balene carasecare, balene carasecare, lo trattare speciale, lo trattare speciale, la mostra. La mostra da modello, la mostra da modello, e Skinner fa lo bello, solo beve cosa tale, solo beve cosa tale, solo beve cosa tale, solo beve, spirito naturale, merito della vantare, la ballarina gentile, balene, cara segare, balene, e assuma con la mirata. Insomma con una mirata, dai no sotto i mali, dai no sotto i mali, se noi siamo la figlia di Buona notte a tutti, e vabbè, già è scuro, si può tenere quasi buonanotte dai BCTV, siamo sino a che pare che Giorgio De Murtasa, che noi conosciamo pure come Giorgio, è del Sol de Tramontana, proprio nare de sa famiglia, chi De lo Sorde Durella. devi de Sol de Durella, cioè, ecco, scusa su, la più sbagliata. E quindi dobbiamo ragionare che nisse del suo libro che ha scritto, questo intitolato Ti ho rubato alla nebbia. Intanto dobbiamo pure dimannare che poi te questo titolo io gli ho come sottotitolo chi è de uno zio, chi è sparito, scomparso, cioè non è girato da essa guerra di Russia. Ha studiato in Bizzi, ha fatto la scuola elementare, è vero, è pure un liceo. Allora, ecco qua. Ha fatto Sì. Sì, elementare, elementare, media, se liceo in Bizzi? sì. Fatto Sì, e poi sia dopo. Si elementari che le medie e anche il liceo scientifico. È stata, partito diciamo, quindi la a Manno. seconda ondata del liceo.
sul liceo. E quindi cominciamo subito a rayonare Chingiogli e questo libro commenteste chi intervenita quest'idea, questo bisogno, insomma, che non è una cosa normale, che uno zova, che questo l'ha scominciato proprio, uno zova non l'ha scominciato questo libro, non è una cosa normale che a uno gli è entrata un'idea di voi, di anche una chirca voi veneata, metodica, proprio, servinneti di tanta fonte, siamo andare a colonare in italiano, può arrivare poi a questa conclusione che siamo a vedere dopo. Beh, dunque, come sicuramente molti di voi sanno, è usanza nel nostro paese, quando nasce un bambino, mettergli il nome magari dei nonni, così come è successo per i miei fratelli. A me invece hanno dato il nome di Giorgio, che era il fratello di mio padre disperso nella campagna di Russia. E quindi praticamente io, fin da piccolo, perché poi l'avventura di questo libro è durata praticamente 40 anni, forse addirittura di più. Perché io dal momento in cui ho preso coscienza, insomma, di questo nome, ho iniziato fin da piccolo, insomma, a interessarmi della campagna di Russia, che è stata veramente una tragedia per una generazione, insomma, di giovani, di ragazzi, nel nostro caso di pastori, di contadini, perché molti pensano che la campagna di Russia ha coinvolto solamente gli alpini. E invece non è così. Nella campagna di Russia c'erano sardi, siciliani, molisani, calabresi, per lo più contadini, insomma, la maggior parte non assolutamente scolarizzati, non graduati. E quindi fin da bambino ho sentito quasi questa responsabilità che io invece definisco come una mancanza, cioè come se mi mancasse qualche cosa, un'assenza. Mi sono portato dentro sempre questa assenza e ho cercato di riempirla. E però il mio punto di partenza era proprio una fotografia, cioè una piccola fotografia che girava per casa, che me la ritrovavo nelle case dei parenti e basta, cioè non c'avevo niente veramente, insomma, mio padre non ne parlava quasi mai, non lo so, forse ne parlavano più le sorelle di mio padre che mio padre stesso, anche mio nonno, insomma, non ne sentivo quasi mai parlare, ne sentivo parlare un po' da zia Maria, con la quale ho vissuto tanti anni, che si ricordava piccoli episodi e basta. Quindi questa, diciamo, questa assenza in tutti questi anni ho cercato di riempirla studiando, cercando libri e poi piano piano con la maturità, diciamo, ho iniziato a dare un vero e proprio assalto agli archivi. Gli archivi, che devo dire, archivi militari che mi hanno dato pochissime cose, ma poi mi ha aiutato tanto l'archivio storico di Oristano, insomma, che ringrazio perché veramente è condotto in una maniera veramente esemplare. E poi, in maniera di tutta fortuita, sono andato a finire, non so come, nell'archivio segreto vaticano, che conservava una lettera di mio nonno, quella che voi vedete sulla copertina del libro, che è veramente una cosa commovente. Insomma, quando io ne sono venuto in possesso dall'archivio segreto vaticano, mi sono veramente commosso. E questa lettera in qualche modo confermava alcune voci che mi raccontava mio zio Pietro e che mi raccontavano altri, insomma, del paese, anche persone grandi che avevo interpellato. E poi dopo, piano piano, nel momento in cui abbiamo iniziato con la mia famiglia le adozioni internazionali dei bambini di Chernobyl, in qualche modo, insomma, una volta che abbiamo familiarizzato, che loro hanno iniziato
a parlare la nostra lingua e noi a capire un pochino il russo, abbiamo iniziato a scrivere agli archivi russi. Gli archivi russi che sono infiniti, molti ancora rimangono segreti e addirittura alcuni li stanno desegretando proprio adesso, proprio in questi giorni, e io non dispero di trovare ulteriore documentazione, insomma. Insomma, 40 anni di lavoro, al punto che quando finalmente ho deciso di pubblicare, perché nel corso degli anni ho sempre a un certo punto deciso di pubblicare, ma poi puntualmente succedeva qualcosa e iniziavo un ulteriore capitolo. E, insomma, alla fine, l'ultimo anno, ormai avevo riempito casa di carte, penso qualche metro cubo di carte, insomma, che mia moglie mi voleva cacciare via, insomma, voleva bruciare tutto, perché ormai avevo riempito qualsiasi spazio fisico, insomma. E ho deciso di scrivere questo libro, che in effetti è una sintesi, diciamo, di tutto quello che ho scoperto, che ho trovato, però, diciamo, le cose più significative. Non aveva senso pubblicare altre cose, insomma, che l'avrebbero reso pesante. Insomma, Bustiano è un'avventura di 40 anni che diciamo, alla fine è diventata un'avventura terapeutica in tutti i sensi, sia per me, sia perché poi questa avventura ha portato delle cose belle, insomma, che mi ha fatto ritrovare anche i miei parenti più stretti, insomma. E quindi, diciamo, questa avventura si è caricata anche di umanità. E quindi io, guarda, ne sono particolarmente contento. Ma poi non ci avevo pensato, no? Mi ci hanno fatto pensare Diego, che ringrazio, insomma, mi ha fatto la presentazione, con cui mi confidavo, con Diego e Tonnedda, mi confidavo sempre di queste ricerche. Io ho un po' la mania di cercare. E quindi ho iniziato a capire anche la dimensione. Poi mi ci ha fatto pensare anche Giuliano Chirra, con cui abbiamo avuto, insomma, un breve colloquio, perché io non me lo ricordavo, lui non mi si ricordava, insomma, quindi siamo entrati in contatto perché lui seguiva magari un filone più ampio, no? E quindi queste persone, insomma, e altre più vicine a me, mi hanno fatto riflettere anche sulla dimensione, sull'importanza che poteva avere questa cosa per la nostra comunità, per il nostro paese. Io questa cosa non l'avevo pensata, cioè egoisticamente, insomma, dicevo, vabbè, terapeuta, il libro viene, ognuno di noi scrive qualcosa per se stesso, no? Invece poi ho maturato veramente l'importanza per la nostra comunità, insomma, di questa memoria, di questa ricerca, di questa memoria, di questi giovani di 20 anni mandati a morire in una maniera veramente veramente, veramente terribile, insomma, ecco. Questo, E insomma. infatti sì, in questo Kierkegaard che hai fatto tu, è quasi romanzata la vita degli Ojeda, insomma, che partiti, e lo dobbiamo immaginare, che hanno colato dai domi in domo, andare a scrivere, è arrivato a la convocazione, la cartella, su billetti, lo chiamavano, tanto in Bitti, tanto este, che poi abbiamo già fatto il riferimento pure al suo libro di Stefano Bitti, che è intitolato Stevene e De Steven, Billetti, insomma, bellissimo. e quindi colei andai domo in domo ca deviana salutare tutte le parentesi, quasi chi si era ne prospettato su una possibile, insomma, andata male di questa partita. Ca certo, quando trovaiana può andare a Olbia, non è che colei andai domo in domo può andare a trovare. Questa trovera è una trovera decente, insomma, che hanno attinato la terra, che manco conoscevano, e probabilmente non conoscevano manco poi te binannanne. Assolutamente. È veramente così. Praticamente io mi potevo limitare a scrivere la sua carriera militare, diciamo, ma
Ma lui non era un militare, lui era un pastore, era un contadino. Era un contadino come migliaia di altri, per cui come facevo, insomma, a non pensarlo nelle sue cose di tutti i giorni, cioè Murghenne, durante la mungitura, durante la transumanza, come potevo pensare una cosa del genere? Come potevo, cioè, non pensare a questi ricordi d'infanzia che sono anche i nostri, no? Quando nevicava a Biti, su Vraile, cioè il fabbro. In Do Iu Pretendu Rusta noi sentivamo il martellare ovattato e da bambini pensavamo che fuori c'era la neve. Cioè, e quindi io da un certo momento in poi non ho voluto fare un romanzo storico, però ho voluto proprio quasi descrivere passo passo questo percorso infinito, questo esodo verso est di 4.000 chilometri, però sempre con questo legame, no? Con questo cordone ombelicale al nostro paese, insomma, alle nostre tradizioni, che poi sono le stesse tradizioni della cultura contadina in tutto il mondo. Cioè, quando io con mia moglie siamo andati in Russia, in Bielorussia, e dentro le isbe ci hanno accolto col pane in mano, no? È la stessa cosa che viene nei nostri paesi. La prima cosa che fai quando entri in una casa ti chiedono se hai mangiato. Cioè ti offrono il pane, capito? Loro ti offrivano il pane e ti offrivano il sale. Cioè le persone sono uguali in tutto il mondo, insomma. Noi negli ultimi anni abbiamo girato tanto i paesi dell'est, proprio perché io sentivo, insomma, questo legame profondo, ma non è che me ne andavo, insomma, nei grandi alberghi, andavo nelle case di questi bambini, di questi ragazzi, alcuni orfani, andavo per vedere la vita vivente, la vita semplice delle persone, che è la stessa vita che avviene nella nostra comunità, esattamente uguale. Da cui la domanda: chi ci ha mandato lì? Perché ci siamo andati? Ecco, questa è perché la guerra? Questa è la vera domanda, la tragica domanda che ci facciamo, insomma, che ci siamo fatti scrivendo questo libro. E infatti è proprio a questo che chiedeva per arrivare, proprio a che, ad esempio, questo parallelo che il suo libro dei Stevene, di Stefano Bitti, e non beh, e se canno conta, narrata, chi bi su nemico si schia in bida, però chi è il suo nemico, e poi te non sai a fatto, poi te ti nemico nessuno le schiata. Cioè, se ne batta una nemicanza, uno deve ti schiare che all'estero è nemicanza, che beh, sono la Certo. disamistate. E mo in disamistate che un nemico che non si Sì. conosce e che non si schia Sì. manco che non l'hai fatto. E tanto è che tu scrivi che hanno, questo sono arrivato a Zaini e gli hanno domandato perché, in russo naturalmente, perché siete qui? Cosa vi abbiamo fatto? Come mai esiste no, che ti esiste scherzando, insomma. Quindi torniamo appunto a questa assurdità della guerra. Certo. Ma Persone della no, ma parte. infatti perché Bitti, diciamo, con il suo libro Istevene, che lo trovo meraviglioso, descrive la prima guerra mondiale, ma anche la seconda è stata così. Io, che ho potuto vedere anche documentazione militare desecretata, no? Dico ancora di più, cioè i soldati che fraternizzavano con il nemico sulle rive del Don, che facevano commercio, che si scambiavano le cose. Così come nella prima guerra mondiale, quando Manneggiu stava sulla prima linea e si lanciavano le confezioni di cognac e dall'altra parte arrivavano sigari e cioccolato. Cioè, questa è veramente l'assurdità della guerra, invece è l'umanità profonda, insomma, che c'è in tutti gli uomini. Ecco. Ecco perché io ho scelto anche di mettere nella copertina quella frase, insomma, che a un certo punto mi è venuta spontanea di notte, no? La guerra non è antitesi, ma sintesi della distruttività umana contrapposta. È proprio così, è la distruttività umana contrapposta, ma solo in determinati momenti, perché spesso invece prevale l'umanità, è prevalsa l'umanità delle donne colcoziane, delle donne russe, delle madri russe, che hanno salvato decine e decine, centinaia di
i nostri soldati, perché anche loro avevano un figlio della stessa età al fronte. Ecco, questo insomma. Sempre facendo un parallelo, può entrare sempre in merito Kin Stevene, e Stevene che hanno fitto in trincea, e vita iata da pensare contemporaneamente a sa famiglia e a sa trincea. Quasi quasi che pare tappito un pericolo che si sarebbe mischiata a zappare le due cose. E più o meno la stessa cosa fa che tu, e che hanno questo tipo che ti ha contato della guerra in Abissinia, in un bisparaiana da intro di un camion a caso, dai, tanto pro gusto di sparare, oppure questo tipo che ha chiata madamato che in pizzinedda sa di ogni canno, e tu e Narasa pensava a Gioglietto e non osavo ricordare questo, cioè che hanno pensato a Gioglietto, non lo queria spessare dei gai. Come te lo pensai a sto a Gioglietto in trincea? Lo pensavo proprio come un pastore sradicato dalla sua realtà, dalla sua comunità. Cioè lo pensavo come un ragazzo di 20 anni che però con la differenza che l'hanno buttato a 4.000 chilometri, e quando tu stai a 4.000 chilometri da casa ormai perdi anche la possibilità di avvicinarci il ricordo. Ecco, questo lo pensavo in questo modo. E infatti è la distanza che mi ha spaventato scrivendo questo libro. Sono le distanze, sono, quando io parlo dell'ansa del Don, io ci sono andato e ho visto, cioè è una, non lo so, forse molti di voi ci sono andati, ma tutta questa pianura immensa, no, che parte dai Baltici fino agli Urali, ma è una cosa immensa, incredibile, le distanze sono, io un giorno abbiamo attraversato una foresta, no? Una foresta che poi tragicamente è la stessa dove stanno morendo questi migranti nella parte bielorussa, perché la cattolica a Polonia non ce li vuole. Bene, un giorno abbiamo camminato 370 chilometri per andare in un orfanotrofio dove c'erano questi bambini di Chernobyl, 370 chilometri sempre dentro la stessa foresta, e finalmente siamo arrivati in un villaggio che era ricavato in un quadrato, insomma, che era stato deforestato, 370 chilometri dentro la stessa foresta. Oppure quando siamo andati da Mosca a Tambov, dove tragicamente si suppone che sia morto Gioglietto, abbiamo viaggiato tutta la notte, e sono distanze infinite, cioè in un ambiente sempre uguale. Veramente una cosa terribile. La distanza e lo studio delle cartografie è una delle cose che mi ha appassionato, ma mi ha creato anche molte difficoltà, mi ha suscitato dei sentimenti di dispersione, insomma, dell'immaginario, cioè cose troppo grandi. Sono troppo grandi che per noi che ci abbiamo il telefonino, ci abbiamo internet, e figuriamoci per un ragazzo di 20 anni, un pastore di 20 anni, un contadino di 20 anni mandato a morire lì dove non c'ha orientamento, perché lì obiettivamente perdi proprio l'orientamento. Insomma, siamo già danni ed è una questione viene a carattere complesso, che tu è narasa. Oye, questo dittatore se non bisogno, però batta ateros tipo de agente se chi agi in suppa de sazente e chi mantiene via sa guerra sa, e forse sono responsabili pure de sa trulvera. Ecco, può tornare in quel battapito una trulvera de invasione, battapito. Come la trovera este decente che si muovete da una zona del suo mondo a un'altra zona del suo mondo? Pensa che sono responsabile di questa due trovera gira non sia né tanto diverso? No? Assolutamente. Noi questi giorni siamo impegnati, per esempio, per la raccolta di materiali per voi sapete che nella zona dell'ex Jugoslavia c'è la stessa situazione che sta avvenendo sulla frontiera bielorussa-polacca, no?
Noi questi giorni siamo impegnati, insomma, anche per, non solamente per il Natale, perché queste sono cose che ci impegnano quasi sempre, perché lì c'è una situazione altrettanto tragica, la condizione di questi emigrati, che guardate, è la stessa condizione che ha vissuto Manneddu, mio nonno, quando è andato in Argentina, Cioè, non è differente la condizione, sono differenti i tempi, ma la condizione che vivono queste persone è la medesima. C'è un ostracismo, c'è un razzismo. E se è vero che non ci sono i dittatori, che poi ci sono, insomma, noi quello che vale oggi è il mercato, è il capitale, quello che muove tutto sono i soldi. E il mercato oggi, voi lo sapete perché voi ci siete arrivati dopo di noi. Ci sta chiudendo gli ospedali, ci sta tagliando l'assistenza domiciliare integrata, ci sta, diciamo, uccidendo in tutti i modi, sta vendendo i beni pubblici, i gioielli di famiglia al privato, la sanità viene tutti i giorni privatizzata oppure, come si dice oggi, accreditata ai privati. E per cui aumentano le liste d'attesa, la gente muore senza assistenza e così via. Noi queste cose, per esempio, nel Lazio le abbiamo vissute drammaticamente, le stiamo ancora vivendo. Io se seguo spesso, insomma, le notizie della Sardegna e ho visto che anche voi adesso le state vivendo esattamente come noi. C'è praticamente il cosiddetto mercato che ogni giorno è come un topo che tutti i giorni mangia qualcosa, perché ha bisogno di nutrirsi, non gliene importa niente dei danni che crea all'ecologia, non gliene importa niente dei poveri, non gliene importa niente della salute, delle liste d'attesa. Questa è la nuova dittatura. È una dittatura poi che si trascina sprechi spaventosi. Per esempio, leggevo qualche giorno fa che solo nella città di Milano tutti i giorni vengono sprecati 400 quintali di pane. Bene, io rispetto a queste cose ho sempre una profonda indignazione e l'unica mia possibilità è quella di muovermi nel senso dell'umanità e della solidarietà. E sarebbe ora, per esempio, che questi che si lamentano tutti i giorni, questi Novax, magari protestassero piuttosto per la riapertura degli ospedali e per mantenere la sanità pubblica e tutto il resto, piuttosto che fare manifestazioni assolutamente inutili e oltretutto pericolose per loro. Ecco, trattenendonos un attimo, Paco, poi arriviamo su fine dall'impegno tuo, il settore sanitario, trattenendonos un Paco su questo concetto della guerra. Esiste un'etica dessa guerra? Esiste una guerra giusta? Cioè, è possibile che si possa concepire una guerra che mannata come te, sono stato o zio tuo, ma noi sino che ammentiamo i ragazzi del 99 che sono stato mannato, che hai una compri tu, ma la comprerò appena scomprito soldi che ho tanno, a guerrare in sa strincea, e l'austriaco appena scanente su vrà questo cognac ha mi sparato e lo sa praticamente isterminato una Esatto. generazione, una leva in tre, insomma, in pacco d'assalto de trincea. Quindi Allora io, guarda, io all'inizio, no, non mi ero posto questo problema. Poi alla fine un mio amico, insomma, che insomma, è un personaggio, insomma, che si occupa, che è un pacifista, insomma, mi ha fatto osservare che questo libro poteva diventare anche un qualcosa, un manifesto contro la guerra. E io mi sono posto questo problema. Io penso che quando noi diciamo guerra giusta, questo è un ossimoro, cioè non ci sono guerre giuste. Ogni guerra ha una carica di violenza, di distruttività, assolutamente intollerabile. Però esiste anche un livello di tollerabilità
dei poveri sotto la quale soglia non si può andare. Per cui c'è il diritto alla resistenza e c'è il diritto alla ribellione. Bene, io penso che il diritto alla resistenza, il diritto alla ribellione, quello che noi chiamiamo ancora rivoluzione, sia una guerra giusta. Però ecco, forse non bisognerebbe chiamarla guerra, bisognerebbe chiamarla in un altro modo. Forse bisognerebbe chiamarla, come l'hanno chiamata i nostri padri costituenti, resistenza. E poi il problema della guerra è che non solo è un cataclisma esterno, ma pure interno, che tu scrivi che questo spizzino che sono zuccato, sai, niente, prendo a mosannare dell'allegria giovanile, poi quando si sono zappato in loco sperditos, insomma, morire del subrito, non è nome dormire, non era come assicurare, si sono voliato fino a istinto, chi normalmente non si voglia, da chi soquile non viene a fora, ma fino a scusto della guerra di Abissini, appunto, chi sparaiano le gai, tanto poi quasi perdenne valore a umanità, quindi tocca a detenne sconto, ma che poi abbiamo visto tan fatto lo schison girato dalla guerra di Vietnam, per esempio in America, o lo schison girato da Iraq, insomma, generazioni in treasa che sono state appunto vittime ulteriore della guerra, oltre a cosa che sono restato morto o disperdito in trincea. Quindi, allora, sì, sì, no, è che poi il problema qual è? Io mi occupo di riabilitazione, quindi tutta la vita, insomma, ho lavorato in ambito riabilitativo e poi quando ho insegnato anche in Albania, mi sono confrontato anche con colleghi, sono venuto a conoscenza di cose che effettivamente la maggior parte delle persone non conosce, che in qualche modo ho messo anche nel libro. Noi quando pensiamo alla guerra pensiamo ai morti, ma in realtà i morti sono una piccola parte. Voi forse non lo sapete, ma a Wiesbaden in Germania ci sono forse 40.000 tra soldati che hanno combattuto in Iraq e nei vari fronti della guerra imperialista, contro una volta con l'Iran, una volta con l'Iraq, una volta in Jugoslavia, eccetera. Ci sono forse più di 40.000 persone che devono fare la riabilitazione perché magari sono paralizzati, sono ciechi, hanno perso la voce, hanno perso un braccio, sono amputati. Cioè, queste cose qui a noi non ce le dice nessuno, ma la realtà della guerra è questa. La realtà della guerra è questa. Io questa cosa l'ho capita confrontandomi con altri colleghi che si occupano di queste cose a livello internazionale, e l'ho capita, l'ho detto nel libro, soprattutto quando sono andato a visitare il campo di concentramento di Auschwitz. Ecco, lì ho visto proprio esattamente che cos'è la guerra. E la guerra è questo, niente di più e niente di meno. E poi la guerra non finisce mai. Voi forse non lo sapete, ma io gli ultimi anni sono stato in un villaggio vicino al Kosovo. La guerra nell'ex Jugoslavia non è mai finita. Tutti i giorni ci sono devastazioni, per esempio nelle chiese musulmane, nelle chiese bellissime. Ci sono devastazioni dei cimiteri. Ci sono devastazioni di case private, cioè tutti i giorni ci sono dei fuochi di cui nessuno ci racconta, e noi invece lì eravamo perfettamente coscienti che tutte le notti, tutti i giorni succedevano queste cose. Le guerre non finiscono mai, le guerre non finiscono mai. La storia di Yoyedu non è finita probabilmente a Tambov, ancora qualche cosa ci è rimasto, insomma, ecco. Basta, qualcuno che si scrive nei suoi commenti che ti saluta da Albania. Sì. In Albania si dice quando arriva un ospite a casa pane e sale e cuore, probabilmente è scusto che data accolta te che non sei andato in Albania. Poi te sei andato e ti spinto di andare in Albania. Guarda, io lo so che ci sono oggi anche dei amici albanesi che sono tutti ex miei studenti che
che dopo, insomma, al di là del fatto accademico, insomma, si è creata un'amicizia profonda, insomma, ci veniamo a trovare e ci incontriamo, insomma, siamo diventati amici e forse anche di più. È una storia casuale, come tante storie. Forse voi non ve lo ricordate, ma a un certo momento ci fu un appello che fu fatto da Madre Teresa di Calcutta, che voi forse non lo sapete, ma è di origine albanese. Madre Teresa di Calcutta, dopo la guerra civile, fece un appello ai paesi europei a portare degli aiuti, a intervenire in qualche modo nella sua patria. Disse proprio queste parole: dopo l'Adriatico c'è un popolo che soffre. Io, insomma, che non sono manco credente, però sono fortemente rispettoso di tutti, mi sono trovato che lavoravo all'ospedale di Civita Castellana e del tutto casualmente il mio primario ortopedico, che poi era una donna, un ortopedico bravissimo, era di origine alberesce. Cioè lei era nata in uno di quei paesetti della Calabria che affacciano di fronte all'Albania e c'aveva tra i suoi antenati degli antenati albanesi e aveva prontamente aderito all'appello fatto da Madre Teresa di Calcutta. E io ero il coordinatore di questa unità operativa di riabilitazione e mi venne a cercare. Perché mi stimava naturalmente, mi venne a cercare e mi disse queste parole, ancora me le ricordo: Giorgio, il 2 febbraio dobbiamo andare in Albania perché dobbiamo dare una mano. E io gli dissi di sì. Erano i primi anni del 2000, la guerra civile era finita, però guardate, quando ho messo piede la prima volta lì, in un aeroporto che sembrava un ovile abbandonato, e appena sono uscito c'erano i bambini di strada, insomma sono stato male e niente, abbiamo iniziato questo percorso di ricostruzione dell'università delle professioni sanitarie, fisioterapisti, infermieri, soprattutto queste due figure professionali, e io per tantissimi anni, più di 10 anni come volontario internazionale, mi sono dedicato, insomma, a diverse centinaia e centinaia di fisioterapisti, e sono stato relatore in decine e decine, forse centinaia di tesi, devo dire anche con piacere, perché guarda Bustiano, gli albanesi sono molto simili ai sardi, sono persone testarde ma in senso positivo. Nel senso che se si mettono in testa un obiettivo, lo perseverano finché non lo raggiungono. E poi con loro devi essere leale, capito? Un po' come noi, no? Le nostre amicizie nascono dalla realtà reciproca. E poi ci sono anche altri aspetti. Loro fanno l'abbardente che hanno noi. Loro la chiamano racchì, noi la chiamiamo grappa o abbardente, ma la fanno come noi. Sono pastori pure loro, caprari. Si vestono di vestiti tradizionali, sono di uresi, di lana cotta, esattamente come noi, e quindi, diciamo, io mi sono trovato perfettamente a mio agio con queste persone che sono veramente, guarda, di un'amicizia profonda. Certo, il primo periodo è stata dura, perché poi anche tra di loro c'erano delle differenze. Lì ci sono i musulmani, ci sono le madrasse islamiche, ci sono i cristiani, ci sono i greci ortodossi, e poi c'hanno pure anche una religione loro che ha fatto sintesi di tutte queste religioni, il che gli consentiva anche di fare molte più feste di noi, insomma, cattolici tra virgolette. E quindi, diciamo, questa esperienza è durata tanti anni, fino a quando anche lì sono cambiate le cose, forse per influenza negativa di noi italiani, come al solito. La mafia albanese poi fa presto a legarsi con la mafia italiana, e per cui a un certo momento ho ritenuto di dimettermi.
ma il destino ha voluto che tra i miei allievi ci fosse una suora bravissima con cui avevo fatto amicizia, avevo fatto anche da relatore nella sua tesi, che ci aveva in testa, lei era di un villaggio vicino al Kosovo, e ci aveva in testa di aprire una struttura di riabilitazione in questo villaggio dove non c'era nulla di sanitario. E mi ha chiesto se l'aiutavo e da lì abbiamo continuato. Insomma, poi ho coinvolto miei amici, altre persone che la pensavano come me, abbiamo messo su questa struttura che ancora funziona e ogni tanto gli andiamo a dare sollievo, insomma, ad insegnargli qualcosa che magari lei non ha fatto in tempo ad apprendere e così via. Insomma, sono storie belle, ecco, sono storie belle che ci arricchiscono, ecco. E questo impegno tuo di carattere sociale e proprio a livello internazionale si è manifestato fino a che sono spizzi in mezzo di Chernobyl, insomma, che hanno aperto sottoposto alla radiazione o perlomeno sospetto di essere sottoposto alla radiazione, che poi questo spizzino che tu hai allevato, si poteva andare ospitato. Poi sono servito spuri a circa e ha saputo una maniera di ti muovere quasi in un ambito di carattere familiare. Sì, è una storia che l'ultimo in ordine di tempo l'abbiamo ospitato un paio di anni fa. Poi è arrivato il Covid, questo ragazzo è diventato maggiorenne, per cui non può più venire perché c'ha degli obblighi militari, comunque si è iscritto all'università. Però noi fin dal 94 abbiamo iniziato, noi ne abbiamo ospitato tanti. Alcuni avevano la famiglia, altri invece erano orfani e lì è stata un pochino più dura, però certo, quando questi ti chiamano papà, insomma, penso che ti commuovi, io ancora oggi mi commuovo a pensare a questi bambini. Questi bambini sono diventati tutti grandi, qualcuno ha superato i 30 anni, qualcuno si è sposato e poi questo ci ha consentito di andare ai matrimoni, ci ha consentito di andare ai battesimi, ci ha consentito, io infatti loro non vedono l'ora che io vado in pensione perché devo passare un inverno con loro, insomma. Quindi diciamo che questi bambini, che poi parlano tutti correttamente l'italiano e lo scrivono, sono affezionatissimi a me, a mia moglie, a mia figlia, insomma, noi li consideriamo parte della famiglia. Noi abbiamo il gruppo WhatsApp tutti i giorni, insomma, ci vediamo, ci scambiamo le notizie. E proprio ieri ci hanno mandato le foto della prima neve, perché anche lì il cambiamento climatico ha fatto sì che la prima neve ancora non è caduta. Mentre nel 94 cadeva alla fine di agosto e ai primi di settembre, insomma. Belle storie, insomma. Dopo che sei muovito dai vizi, ti eri specializzato in riabilitazione, forse in vizi metà sente non rischi, contando un poco come te hai cominciato questo impegno che tu hai dal vivito, non solo a livello di professione, ma a livello di impegno sociale, insomma, Sì, non so sì. se comprende Io che hai adesso lì. diciamo, sì, finito il liceo, ma fu una cosa casuale, perché durante una lezione al liceo una professoressa, mi ricordo, fece riferimento a questa nuova professione che allora nasceva, che era quella della riabilitazione e specificatamente della fisioterapia. E niente, del tutto casualmente io mi informai all'Università La Sapienza e feci, diciamo, questa laurea di primo livello. E poi ho continuato gli studi, insomma, ho fatto la specialistica, l'alta formazione, ho fatto il master, insomma, ho fatto di tutto, sono diventato anche docente, insomma, e praticamente ho smesso quest'anno di insegnare, per 21 anni praticamente ho insegnato, insomma. Quindi voglio dire, ovviamente ho anche lavorato in tutti questi anni, per cui diciamo è stato un impegno che è stato per me ed è ancora un lavoro. Adesso mi occupo da 7-8 anni, mi occupo anche di altre cose, però ho mantenuto sempre l'insegnamento perché ho mantenuto sempre questo contatto, soprattutto con i ragazzi. Insomma, l'attività didattica mi è piaciuta molto e non dispero che anche quando andrò in pensione, insomma, in qualche modo troverò uno spazio per continuare ad insegnare, insomma, ecco.
è una cosa che mi ha appassionato, non credevo di essere capace, poi piano piano invece sono riuscito ad inserirmi anche in questo contesto. Però ovviamente ho fatto il fisioterapista per tantissimi anni e negli ultimi anni invece faccio parte del nucleo di vigilanza e controllo delle strutture accreditate, per cui mi occupo di RSA, mi occupo di case di riposo, mi occupo di strutture di riabilitazione, di strutture psichiatriche, dove noi andiamo a fare i controlli per vedere se rispondono, sono strutture per lo più accreditate, per vedere se rispondono ai requisiti di legge, insomma, quindi è un lavoro, insomma, molto particolare che presuppone anche una conoscenza anche puntuale della legislazione, insomma, è aggiornata. E spesso questo tipo di lavori, diciamo, ci mettono a contatto con i NAS dei carabinieri e anche diciamo, con i giudici, insomma, con la Procura della Repubblica, perché spesso troviamo delle cose, insomma, veramente, come potete immaginare, no? E da questa esperienza è nata anche un'altra cosa. Io da anni porto avanti una campagna contro questo sistema che io chiamo concentrazionario delle case di riposo dell'RSA, perché secondo me bisogna assolutamente, cioè la nostra è una società che non sta bene. Noi nel Viterbese ci abbiamo 60 piccoli paesi, bene, abbiamo più di una casa di riposo per paese e vuol dire che è una società che non sta bene. Abbiamo decine di RSA e di strutture di questo tipo, dove io mi accorgo che c'è proprio l'abbandono e penso che è compito nostro invece trovare delle soluzioni alternative e utilizzare queste strutture solamente laddove non c'è nessun'altra possibilità. E io sono anni, insomma, pure qualche giorno fa sono stato a Rieti ad un incontro proprio su questo argomento, perché piano piano stiamo portando avanti proprio questa campagna di riduzione e chiusura di queste strutture e magari proponiamo invece un aiuto alle famiglie e far vivere le persone anche in tarda età sempre nel loro contesto familiare. Perché vi assicuro veramente, ogni volta che faccio questo tipo di ispezioni, dopo sto male 2 o 3 giorni, veramente, insomma, non è tollerabile. La nostra è una società malata in questo senso. Io questo degli anziani lo definisco un universo concentrazionario che ci deve far riflettere. Forse stiamo sbagliando qualcosa, anzi sono sicuro che stiamo sbagliando qualcosa. Allora, invece basta una piscina che è stata disabilitata e che, come in questa suora albanese, ha un'idea, un sogno, insomma. Tu dici di che si tratta, come ti dico io, caso problema, l'ha posto sia a te sia a BCTV. È una aspettativa realizzabile questa piscina o no? Allora, sì, io conosco questo problema di questa carissima amica, tra l'altro, che diciamo c'ha in mente questo sogno, quella di creare una struttura che si occupi di disabilità, perché a Biti ci sono dei disabili, ci sono dei bambini disabili, ci sono degli adulti, ci sono persone che hanno bisogno di riabilitazione. Secondo me, premesso il discorso che ho fatto prima, c'è la possibilità. La possibilità risiede nel fatto che ci sono delle strutture cosiddette ex articolo 26 della legge 833, quella sulla riforma sanitaria, che prevedono delle strutture semiresidenziali e domiciliari e ambulatoriali. Cioè, quindi questa legge prevede anche strutture residenziali. Però praticamente è articolata anche in strutture semiresidenziali, in cui una persona magari ci sta solamente durante il giorno, però la notte va a dormire a casa sua, oppure prevede anche un livello domiciliare in cui gli operatori sanitari vanno nel suo domicilio e fanno le prestazioni sanitarie, e prevede anche un livello ambulatoriale in cui
la persona disabile o da sola o accompagnata in qualche modo va in questo tipo di ambulatori. Secondo me questa tipologia è compatibile col discorso che vi facevo prima. Mentre le altre strutture RSA, che sono strutture residenziali di vari livelli, lungo degenze e case di riposo, insomma, secondo me sono un po' come io definisco le fosse comuni, insomma, nascondono un po' la vergogna del mondo, insomma, nascondono un po' le nostre. Ci siamo capiti, insomma. Uno deposito, insomma. Eh sì. Cambiamo un pacco argomento, poi torniamo in ultima sul libro. Allora, esco che ha un impegno puro in questione de preistoria e de protostoria. Ah, sì. Questa passione, come te la si sviluppa? Allora, io sono appassionato di preistoria e protostoria, anzi, sicuramente alcuni amici, insomma, che hanno la mia stessa passione ci stanno ascoltando, cioè, o ascolteranno la differita. Ma la passione è nata casualmente, insomma, un giorno mio padre mi aveva detto di portare le pecore in giro così, in una campagna e del tutto casualmente. Ho trovato degli strumenti, uno strumento di pietra che era evidentemente costruito da un uomo preistorico, ma non ne sapevo niente, fino a che un giorno, casualmente, e lo racconto sul libro, perché poi è questo amico che mi ha insegnato a cercare, gli devo tanto, Ezio si chiama, gli dissi, guarda, ho trovato sta roba, mi dette un passaggio praticamente sotto un temporale d'acqua, io tornavo da scuola. E dentro la sua macchina c'era un sacco di roba buttata lì che era verosimilmente simile a questo strumento, diciamo, che avevo trovato io. E da lì è nata questa amicizia, mi ha attaccato questa malattia. Malattia che lui a sua volta gliel'aveva attaccato un altro più o meno in modalità simili. Per cui, ovviamente, però parlando specificatamente della passione preistoria e protostoria, non posso non parlare della civiltà nuragica, insomma. Ovviamente io faccio parte di tutti i gruppi Facebook che parlano dell'argomento, conosco benissimo i libri, insomma, di Lillio, le pubblicazioni e quant'altro. E effettivamente sono felicissimo che finalmente in Sardegna ci sia questa riscoperta di questo enorme patrimonio. Ma come si fa a non vedere che ci sono ancora 8.000 nuraghi in piedi e forse ce ne sono altrettanti celati, nascosti. E poi ci ho avuto, tra le altre cose, la fortuna di conoscere indirettamente tramite degli amici l'autore delle colonne d'Ercole, che abitava tra l'altro in un paesino qui vicino, no? Adesso non mi viene il nome, ma. E Trau. quindi Frau, esattamente, che mi ha mandato tutta una serie di documenti che gli sono serviti per costruire questo libro. E lui ha questo grandissimo merito, secondo me, di aver risvegliato un tipo di ricerca che secondo me era diventata un po' troppo accademica, un po' troppo accomodante, eccetera, eccetera. Ci ha dato un'altra visione dell'isola. E ci ha dato un'altra visione dell'archeologia sarda e io non vedo l'ora che ci siano dei nuovi studi, per esempio, entrando un pochino nel particolare, che ci siano molti più studi sul Paleolitico, in Sardegna, perché ne scopriremo delle belle, secondo me, e scopriremo secondo me un patrimonio indigeno unico, e questo sarà il nostro futuro, guardate. Il nostro futuro sarà esattamente quello che è diventato per l'isola di Creta. Diventerà, la Sardegna è uno scrigno veramente che avrà un futuro in questo senso. Se noi riusciremo a valorizzare, e quindi ecco, come al solito servirà una rivoluzione culturale e noi dobbiamo cercare di essere attivi, insomma, in questo senso. Questo è in corso, quindi è un riconoscimento di tutta la Sardegna come patrimonio dell'umanità, come se non Certo. è tu, è un museo all'aperto, quasi in Certo. una densità
reperto so che non veste in nessuna parte del suo mondo, si può andare. Assolutamente, Diciamo, in questo assolutamente. gigante del Monte Prama, poi la cosa che si statuaria, che è andata usata da Innanzi, cioè chi precede di statuaria greca, su Kinaran, eccetera, eccetera, quindi è una rivoluzione, che succede in questo Certo. gigante del Monte Sì, Prama. ma non solo, E c'è anche quindi tutto l'aspetto mineralogico che è fondamentale. Ci sono delle cose incredibili. Io ultimamente ho visto in una collezione privata un blocco di argento nativo che viene da una miniera della Sardegna, probabilmente dall'Ottocento, che è una massa che pesa circa 1 chilo, che è simile a... sembra una radice ed è in argento nativo ed è purissimo al 98%, per cui voglio dire, tutto l'argento che è stato preso dalla Sardegna era immediatamente lavorabile praticamente. Veramente interessante, insomma, questo aspetto. ecco, tornando sul libro, tu e l'assa già, beh, questo forse continuamente, l'assa tre ipotesi possibili che sia successo il fatto di una mano della satira, che in una ricerca documentale è incredibile, me la può lasciare che in attenzione, ma bicchiere veramente pazienza a fare questo parallelo tra uno tipo di documento, la terostipolo, certo che arrivano da cosa intesa da Babu tuo, oppure intesa da carcu testimone, oppure testimone che ha intesa te lo testimone, e così via. Queste tre ipotesi, mantenere su forse, mantenere tua idea, anche lo tirare questo forse, o è una Allora, condizione. io ho fatto queste tre ipotesi sui percorsi che ha fatto Yogyedu durante la ritirata. E queste ipotesi scaturiscono ovviamente dalla conoscenza di documentazione militare, diari, racconti, ricostruzioni che ho fatto io anche su cartine russe, cartine italiane, eccetera, eccetera. Ovviamente potrebbe essere che invece lui, come scrivo, ha seguito il suo istinto di pastore, magari in 4 o 5 sardi hanno seguito un percorso tutto loro. Però ecco, io mi è rimasto sempre il dubbio. Mi è rimasto sempre il dubbio. È lo stesso dubbio che ha accompagnato le mie zie, mio padre, che pensavano che lui fosse vivo e ogni volta si facevano il conto di quanti anni poteva avere. E quando io sono arrivato a Tambov, in questo posto, accompagnato da Natasha, beh, lì, girando intorno a queste fosse comuni, a un certo punto ho sentito qualcosa, cioè mi sono commosso. Devo dire che le lacrime mi sono scese spontaneamente. Natasha, insomma, mi ha abbracciato, ha capito. Non lo so, ho sentito come una presenza, come se dopo tanti anni fossi arrivato a questa stazione finale, a questa via crucis finale. Però dai dati documentali, io sono stato rigoroso nello studiare i dati documentali, questo forse non mi sento ancora di levarlo, però confido perché poi con Natasha ancora abbiamo scritto ad altri archivi russi, confido che forse troveremo ancora altre cose. E allora sicuramente in quel momento io ti chiamerò Bustiano e magari a tutti gli amici che saluto, a tutti i paesani che saluto, a tutti quelli che stasera ci hanno ascoltato, magari darò una notizia e questo forse lo leveremo dalla copertina del libro e lo leveremo anche lo leveremo da me stesso, insomma, l'assenza non ci sarà più definitivamente, insomma.
un'ultima domanda, cioè, dopo Tancamosu, tu è come, in che rapporto sei in questa idda? E te ischi, sei informato, di te va succedendo, oltre che al rapporto stisco chiaro che in diagasproni, che è un scambio Sì. abbastanza arricchito, insomma. Ecco, qual è Allora, la situazione? io il mio rapporto col paese è un rapporto strano. Io ho difficoltà a venire in paese. Poi, soprattutto dopo che è morta Sia Maria, c'ho ancora più difficoltà. Però c'ho un rapporto profondissimo, soprattutto nel sogno. Io quando sogno sono sempre abiti. Cioè l'altra sera mi sono sognato Zabicocchedda de Muragadda, no? Forse poi una bicocca che stava di fronte alla macchina da ferrare de Siu Preteriu Rusta, no? Cioè, oppure mi sono sognato su Porzu, che c'era scendendo lì vicino al mio vicinato di Puttaiola, che mai dimentico. E quindi è un rapporto sicuramente profondo, insomma, che emerge durante la notte. Ed è emerso soprattutto nel corso, insomma, di queste de, degli alluvioni. Veramente questa cosa qui mi ha turbato tanto. Ed è emerso anche, emerge tutte le volte che sono morti i nostri amici, insomma, le persone che magari erano un pochino più grandi di noi o più piccole di noi. E quindi, diciamo, emerge soprattutto, ecco, nei momenti del dolore. Quindi un rapporto profondo. Io ti dico la verità, anche l'ultima volta che sono venuto, se non fosse stato per Lorenzo che mi ha forzato, no, non sarei venuto. Poi alla fine ho deciso di venire, insomma, sono stato anche contento. Stasera, guarda, sono commosso, ma anche particolarmente contento, insomma, di abbracciare questa comunità, insomma, che vedo si è rinforzata. Ieri ho visto la tua bellissima trasmissione, poi veramente tu fai un'opera veramente grandiosa, veramente, insomma, io non saprei come definirla, ma veramente meritoria. Ieri ho seguito lo spettacolo che è avvenuto davanti a Sanselu, davanti al murale di Diego, a cui ha collaborato anche quell'altro nostro paesano. Devo dire che Nandino. io non me la ricordavo una comunità così coesa. Ecco, forse quando c'eravamo noi era un po' più, ognuno stava un po' per conto suo. E adesso fa veramente piacere, insomma, che ci sia questa unità, insomma, questa comunione tra le persone, insomma, ecco. E devo dire che quindi per me, insomma, l'occasione di questo libro, io spero di venire un giorno, insomma, a Biti, probabilmente verrò quando tornerà Lorenzo, verremo, insomma, con mia moglie, anche con la figlia, e magari faremo un'altra presentazione, magari Certo. di persona, perché così è tutto un po' più freddo, insomma, ecco. E poi stasera è particolarmente freddo. BCTV anche che è possibile, BCTV ha unire una comunità che non solo adesso nascito e residente, ma pure le cose che Giorgia Sponi chiamata bisticheso de Nassone. Cioè, intendendo che cultura, insomma, ed Sì. è auto individuazione, che è come te visti che sei tu in un'estrata, rayonamosu, le sa cosa che succede, no? La rubrica Certo, sono i te novas, i te contas, ecco, questa che parte dei te contas, esa eri zero, i te capita, tra i te capita, sì. tu dici, beh, capitato chi Però tu sei Bustia, venuto guarda, qui tu noi avvisi. Siamo, infatti io parlo pure di Manneddu, no? Di Manneddu Durella, emigrato in Argentina,
noi siamo sparsi in tutto il mondo, cioè io penso che saremo almeno 30.000 in giro per il mondo. E io sono una sola nonna. Ho visto che le, molte tue trasmissioni sono viste anche da 1.700-1.800 persone, insomma, che veramente è tantissimo per una trasmissione che poi tutto sommato trasmette da un paesino tutto sommato di 2.000 e qualcosa abitanti. Insomma, quindi voglio dire, ottimo, ottimo lavoro. Volevo fare che grazie a ispirazione che venite da Mialino Pilasa e da Bacchile du Bannino, da Mialino Pilasa il villaggio elettronico e da Bacchile du Bannino canna è data in questa lettera di un giovane sempre connesso e già immaginato una Idda connessa invece del Bravo. suo fogo. Ecco, Bravo. siamo fa che insomma, su chi è possibile, che su chiamo la disposizione, la servirene l'attrezzatura esta che custa e poi non batta manco linea buona di ADSL e la si immagina si viene a scatto, però si già sente già contenta, io la volontà di lo hackere già l'altro, insomma. Perfetto. Bene, Io salutiamo vorrei, tutto il visto voglio Cesar. salutare tutti. Voglio Ecco, lo salutare saluto tutti io, lo saluto. e spero di... L'aspettiamo naturalmente, no? Ma, Lo certo, non sono mancherò. iscrivendo. Siccome tu non vedi se sono scommento, no? Anna Maria Brundu, grazie alla Bustiana Giorgio, Oriana Cupelloni, interessante, commovente, grazie a Giorgio, grazie a Pala. Ciao Gio, zia Maria è stata orgogliosa del tene. Angela Pala non si ammenta che questa bicocca è la bicocca del zio pane caso. E pane caso. Ecco, e così via. Poi beste Giuseppe Bandino, una bella rajonata, Chindoddi, Deatero Valores, Itria Manca, Diego Asproni, Narata, ciao Dodi, uno piacere a te ascoltare, saluto da Etton e Diego. E tanto sono intervenito, resto un peccato che non può dar vita se scommento, se sei stato che sul computer, non ha scritto il video spuro tuo. Bene, adios a tutti, tanno da BC TV Grazie a tutti, vi e abbraccio a tutti tutti naturalmente. molta. Adios. Resta in Ciao. linea, Dodi, un attimo, Sì. stanchiamo sta linea. Va bene.